I festeggiamenti in onore di San Matteo, patrono della città di Salerno, iniziati lo scorso 21 agosto, giusto un mese prima della festa del Santo, continuano con diverse iniziative. Ieri è stata la volta dello sport, si è tenuto infatti il tradizionale Palio di San Matteo nell'ambito della giornata conclusiva di San Matteo Sport e Valori, manifestazione promossa dal delegato provinciale CONI Mimma Luca, con l'apporto del circolo canottieri Irno, delle società e delle federazioni sportive. Un bel pomeriggio all'insegna della sana competizione, protagonisti infatti della gara i portatori del Santo, divisi in diverse squadre. Nelle acque antistanti Piazza Cavour si è disputata prima la finale per assegnare il terzo e il quarto posto e poi in seguito la finalissima. Anche quest'anno, per la quarta volta di fila, ha vinto la squadra dell'imbarcazione San Gregorio VII. Manca poco quindi ai grandi festeggiamenti religiosi in programma per il 21 settembre. Mercoledì 18 settembre inizierà il Triduo Solenne. Per tre giorni, quindi fino a venerdì 20 settembre, si svolgerà la celebrazione eucaristica alle ore 19 in cattedrale. Al termine della celebrazione del 20 settembre si svolgerà la consueta processione del braccio di San Matteo dalla cattedrale alla cripta. A quel punto sarà tutto pronto per la giornata più importante, quella di sabato 21 settembre, quando l'arcivescovo Moretti alle ore 10:30 presiederà il solenne pontificale in cattedrale. Nel pomeriggio poi, nella cripta, ci sarà la celebrazione eucaristica con la promessa dei portatori e con la successiva processione di San Matteo per le strade del centro storico di Salerno, secondo il consueto itinerario.